Ok, ragazzi, Sono venuto a casa di siamo nuovo. ritornati qui. Abbiamo fatto due lunghissimi viaggi, Sì. voi non ci crederete. Sì, io dovrei spazio. Siccome ci sono dei cammini bloccati pazzeschi, non posso farvi vedere le partite dietro mentre sei troppo. Ma vi posso raccontare cosa sta succedendo. Giusto, giusto, e noi siamo bravi a raccontarlo. Sì, proprio. Sì, ma... Allora, c'è Ivanchuk che è molto anziano e che c'è 34 minuti, mentre Svidler c'è molto anziano dietro voi. ne ha 50 però. Svidler ha due torri e Ivanchuk ha due pezzi per una torre. Quindi ha un cavallo, un alfiere e una torre. 5 pedoni a Ivanchuk e ben 7 ne ha Svidler. Però detto così, Un non si filare capisce. molto È complicato. molto complicato. Ecco. Infatti, Budini dà il suo vantaggio a Svidler, almeno. Esatto, quindi Svidler è in vantaggio con due Va torri. bene, leggero, Leggero. 23 centesimi. Vabbè, dai. Quindi un nulla, ho capito. Un nulla. Quindi ha vantaggio questo. Anche qui abbiamo un'ottima È patta un ottimo con due cavalli fantastico tra combattimento. Kramnik e Gelfand. È proprio Una patta patta una patta patta, proprio non c'è dubbio che finisce patta. tra Carlsen e Rajabov. No, questo è Chamic, Rajabov Gelfand. Carlsen. Questa, vabbè, Una patta patta, no, questa vabbè, 0-0. per il momento è patta patta, però diciamo che è tutta da giocare. Può succedere di tutto. Anche perché voi non ci chiederete, ma è una posizione veramente impegnativa. No, veramente parte. No, molto impegnativa perché ha già un volante, non è debolissimo, incisivo, eh? Però se già se deve stare attento perché i pezzi del nero si possono sviluppare da un momento all'altro improvvisamente, come una bomba atomica di Hiroshima, cosa succede? Vabbè. Ma in effetti ha evitato di mangiare il pedone in C6, c'è cioè un pedone, e ha preferito fare torre a D1. Gabriele, c'ho il bisetto, dopo di che, a febbre, c'è G, c'è G, c'è G, in pratica, già sempre in debatto, se fai così, Gabriele. Quindi un pedone intoccabile. Sì. Oh, sei riuscito a fare il diamante in 2 secondi, sei riuscito a fare il bene. Ma come fai? Vabbè, un pedone che non si può toccare, Quindi attendiamo fuggi di astici. Se Rajabov riesce a vincere, recupera la stima di tutti gli azerbaigiani. ok. E poi Grishuk e Aronian. Ed io ho detto faccio il tifo per Aronian e in effetti quello che la faccio più simpatica. Ma no, è penalizzato a futuro. Grishuk. Capito che la fotografa. Comunque, Vabbè, che la visione è leggermente preferibile a Ronin, senza star a vedere proprio l'analisi di disegnato, è un po' più ma tra giocabile. l'altro Aronian ha 1 ora e 2 minuti e Grishuk 21 minuti. Vabbè, a Ronin sta sempre con un pezzo di vantaggio. Dal punto di vista del tempo sta sempre molto meglio rispetto agli avversari. E gli rende anche a livello È proprio. tipo Vin Diesel. Sì. Tipo Quimi. Salutiamo Quimi. Ciao Quimi. Saludos. Vabbè, che dici se facciamo sentire un po' di musica? Così Saggio. mangiamo, perché mi sa che tua mamma è tornata. Ottimo, Con le banane. dove è BitBit? Ma BitPick era. Da qualche parte del tuo diverso. Tu che sei diverso. Sei un Sembra BitPick io. nell'universo. Lo sai No, che che spegni ci la macchina. siamo bloccati. Ok.
andiamo con la hit. In modalità condivisione. Sì, ci vediamo, sei alta. Che bravo, si guarda.
differenza di livello. Perché non dovrei sapere? Questo è la rosa.
Quindi ce l'hai rosa e nero? No, è nero. È solo nero. È solo nero. Ma si può sapere che cosa state dicendo? Adesso apriamo con una... Ce l'ho nero o ce l'ho rosa? Io ce l'ho nero. Io ce l'ho rosa. E tu ce l'avrai pure rosa, ma... Tu non sei la madre. Io non sono? Io non sono? Comadre. Io non sono? Ma io sono una scopa. Ma io vorrei sapere una cosa, cosa avete fatto nel periodo che io, nel tempo che io mi sono assentata? Scoperto nuove cose. Avete scoperto nuove cose? Avete toccato anche nuove cose? Come ho visto. Avete ingerito nuove cose anche? Rosa e nero. Rosa e nero. Rosa e nero. Vabbè. Io mi pare di aver capito che io non sono forse l'unica che non ha capito. Sentinelli lo dobbiamo, ma che mi vedono? No, però ti senti. Allora, andiamo. Allora, no, non parte. È troppo grande per noi, ma non ce la reggiamo. Facciamo stronzate. Ok, se vuoi ho la chitarra, se vuoi accompagnare. Mettiamo una scritta. Che punto ci troviamo? Beh, non ci manca, eh. Ma sento di mamma. No, che ce l'ho. Ma Sergio? Sì, sì, ci sei venuta. Cos'è? Sì, che è scusa, tanto, stretto, ma non è che è. Oh, vai, olive! Olive! È la scuola. Forse sono le parole di Gabriele, via via. Oh, Dio santo. Ci pagare la loro.
sbrina davanti. Benissimo, allora eccoci tornati. What? Abbiamo sentito in ordine e qual è la prima vez? Yeah. Ah, yeah, di Moshe Ben Ari. Ti ricordi la canzone degli Outcast? Poi Ask Me di Amical B, Noise di Clocks. The Clocks è il gruppo che sentiamo sempre. Sì, due. Questo è lo stesso inglese di cui parlavamo l'altra volta. Ah, ecco. È vero? No. Aspetta, nel prima Yeah, poi abbiamo sentito Noise e poi Ask Me, che è l'ultima. Però ci mancava un'altra. Elon, l'abbiamo messa. Let you know. Let you know, che era la prima che abbiamo sentito. No, era io terza. Direi di non era la terza. Allora, quindi, la prima è Yeah, sì, di Moshe Ben Ari. Sì. La seconda è Noise, the Clocks. La terza è Let You Know, the Fresh Body Shots. No, Let You Know. Let You Know, the Fresh Body Shots. Sì. E l'ultima è Ask Me, di Amica B. Allora, noi non abbiamo futuro, perché l'inglese che parliamo qui... Ma io lo so l'inglese, anzi, io mi impegnerò a mettere i sottotitoli. No, ma... Ricordiamoci che lo scacchista, se vi ricordate bene, la settimana passata abbiamo visto che ha un sito, no? E stiamo parlando di Axel Rombaldoni, no? E ha tutto in inglese. Ma noi ci possiamo mettere i sottotitoli? No, ma io ti ho chiesto, no? Dico, sai, dico, c'è Axel Rombaldoni che ha fatto un bel sito, dove chiaramente si esprime anche molto bene in inglese. Dico, noi come siamo messi? Tu che mi hai detto? Poi però, approfondendo, che cosa gli ho detto? Dico, ma tu però come te la cavi? Tu mi hai detto, yes, te la cavi tutto bene? Okay. No, tutto, no, io ti ho detto, sì, magari. Tu mi hai detto, io ti ho detto, ma tu lo conosci bene l'inglese? Yes, yes. Ma lo potresti anche discutere, diciamo, sul linguaggio scacchistico? Tu mi hai detto tutto ok, però io poi ti ho detto, però dico, guarda, Axel è un bel ragazzo, cioè voglio dire, e noi come facciamo? No, e tu mi hai detto, no problem, quindi voglio dire, qui siamo una botte di ferro, siamo, esatto. Abbiamo tutto, Ale. Vabbè. Okay, poi c'è anche la mia foglianza. E chi è? C'è gente vivere. Ah, ok. Cioè, ha conquistato la mia donna, la grande maestra. Bravissimo! Un applauso. Sì, bravo! No, vabbè, ma che... Come no? Tu non prendi nulla ancora. Vabbè. Allora. Oltre alle mie... In passato, ci aveva provato tante volte. Ma chi? È lui. E ci è andato vicino. Ma non l'aveva mai preso. Il complemento oggetto, però. Mettetecelo. La norma. Che cosa non aveva mai preso? La norma. Ah, la norma, vabbè. C'è andato vicino. Che una ragazza, in realtà. Sì, norma. Sì. Va bene. Ok. Adesso ci è riuscito. Allora, prendi Giappos in Macedonia. Che si mangia? Ha concluso con 6.5 sull'ora, prendendo con l'esperto GM del Bulldog Gil. Cosa Ivan? No. Gil e Giorgi. Sì, però questo bel 2657 vai. Euro. E con il GM Robert Marcus. Cosa c'hai da ridere? In mia assenza, che cosa vi siete? Ci mancava, c'erano degli attimi di silenzio che non si potevano formare. Grazie, e io guardavo Alessio, ma questi attimi di silenzio, perché Alessio? Ma non è troppo difficile da spiegare, cioè, manca Moreno. Sì. Bene. Sottolando tutti, sono andato a comprare banane. Sì, abbiamo detto in Mondovisione.
Perfetto, però adesso noi dobbiamo mettere, ma avrei già con Frank Mertens, la situazione di tutto. Impresa. Sto bravo. E vinto l'ultimo turno con il GM Ivan Zagliano Lopez, che se non mi sbaglio sono della stessa età, se non mi sbaglio. Comunque il torneo ha vinto il GM Orlando Zenko Cozzullo con 7 punti su 9. E praticamente per spareggio d'occhio sono arrivati i primi, diciamo, altri 7 giocatori. L'italiano Maxim Rodstein, secondo te, Gabriele? Non lo so. Ma secondo me è Rodstein. Rodstein. Ci sta. Poi il romeno Constantin Lupulescu, Edoardo Turizaga, d'altro per il 2600, Milos Perulovic, Ivanisevic. Sì, però giocato, va bene. E un giocatore, vabbè, Vladimir Amitelici. Sì. L'unico maestro internazionale del gruppo dei primi. E poi gli altri top 2700. Non sono arrivati poi così in alto, sì. Perché per esempio c'è Parinov, è arrivato sedicesimo. Che Parinov? Anche Ilya Smirin ha finito come c'è Parinov a seguito in mezzo. Poi è stato un torneo solo con delle sorprese. Poi, oltre a dirmi, c'erano altri tre italiani che giocavano. Sì. A destra, gli ho dato 76esimo con 5 punti. Sì. Mazzetti gli ho dato 87esimo anche lui con 5 punti. Sì. E tra l'altro, può vantare Mazzetti di una bella patta con 12 Parinov al 2007. Sì. E poi Marco Coelho, 192esimo con 4. Non era, certamente non era meglio della forma, può fare molto molto di più, insomma. Quindi capita, avrà modo sicuramente di rifarsi nei prossimi. Centromessa voleva apparire di c'era cosciente, c'era. Oggi abbiamo una voglia, un desiderio di esibizionismo. Ma no, scusate, io stavo ragionando su una cosa. Sì, ci dica. Non è un po' buio? Ma io la regia ha detto che viaggiamo in austerity, perciò non è che si può, le candele. Però volendo, una lampadina ce l'abbiamo. E si paga. Secondo me non ci vedeva nessuno, no? Dopo, allora. Vedranno due globi, no, 2, 4, 6, no, globuli bianchi che vanno, viaggiano, roteano. Le palle. No. Io non lo so che cosa vi siete veramente presi in mia assenza. No, arrivo, ce l'ho rosso, ce l'ho nero. Io ce l'ho rosso, l'altro si è avvicinato, non si è avvicinato a chi, ci è andato vicino, non troppo, lontano. Poi ce l'ha fatta, adesso le palle. Sei peggio del monastero dell'Aquila. Esatto. Peggio. Sei peggio proprio. Il monastero dell'Aquila, ragazzi, è un personaggio della realtà statistica aquilana. Sì, dai, Pecorari. Già la parola Marcello è il cognome, guarda, Marcello Pecorari la dice. Perfetto. Tutta. Vabbè. Mi ha finito il Jackpot Open e passiamo al campionato del mondo a squadre femminile. Oh. Dove ha vinto l'Ucraina, pensate. È vero, quella che avevo puntato. Cosa pensiamo? Ci stanno sempre loro, sempre gli ucraini. In realtà c'è stata sempre la Cina. Però. Dall'altra parte l'ucraino. Qua l'Ucraina, mi sembra che gli ucraini e i croati
se la stanno veramente contendendo. Pure i croati. Anche i croati. Vabbè, anche la Cina si conta. Sì, però la Cina non ha tante presenze. No. No, ne ha poche, ma quelle poche stanno su. Sì. Mi sembra di aver capito, eh. Non ne ha molti, però proprio quei pochi che ha. È così. Giusto? Sì, sì. È così, proprio. Poi non sono neanche cinesi, nel senso che vivono negli, alcuni vivono negli Stati Uniti, portano. No, vivono nelle cose del sistema sì, solare. Hai ragione. Vivono nelle baraccopoli. Ci sono delle basi orbitanti. Sì. No, ci no, sono io solo cinesi. Non, no, io non vi lascio più, guarda, non vi lascio più. Vabbè, dicevo, l'Ucraina ha vinto a sorpresa. O meglio, non ha vinto a sorpresa perché era stato già prostinato come risultato, però considerando il fatto che dal 2007, ovvero il primo anno in cui ho cominciato tutta la serie di campionati a squadre mondiali femminili, se dal 2007 ha vinto sempre la Cina. Però io vi voglio far notare una cosa, cioè non erano presenti, non era. La Cina ha avuto più punti individuali, cioè ha fatto 25 punti e mezzo, mentre l'Ucraina ne ha fatti solo 24 e mezzo. Vabbè, capirai, cioè, punto e mezzo. Cioè significa che in realtà ha vinto più, o pareggiato di più, diciamo, ogni singola componente della squadra cinese. Capito? Perché hanno fatto meno punti quelli dell'Ucraina, cioè hanno fatto punto di squadra, ma individualmente meno punti. Quindi ci sono persone che hanno perso. Era un turno con quante squadre? Ogni squadra quattro persone. No, ma il torneo è stato fatto da qua, è stato disputato da quante squadre? 10 squadre rappresentanti 10 nazioni. Esatto. 10 nazioni complessivamente. 10 squadre. 25.5 la Cina e 24.5. Un punto di differenza. Punti individuali. Però non è molto. Punti squadra invece diverso. Non credo che siano molti. Sì, ma infatti. Individuali. Però dico di solito chi fa più punti individuali dovrebbe vincere. E oggi il mio ragionamento è allora, sono molto 4, basso, però. Sono 4 contro 4. Ci vogliamo prendere un giaffè. 4-4, sì. Ok. Allora, per vincere devi fare almeno più di due. Esatto. Ok. O ne fanno due. Sì. Oppure fanno mezzo punto. Sì. Ok, per fare mezzo punto, quattro devono pareggiare. Water stops. Quindi praticamente significa che o la Cina ha pareggiato di più, o gli altri hanno fatto meno punti. Cioè c'è uno che ha perso sempre, nel grande. Sì. Si fanno perso a giro, insomma. Poi questa sera prima di andare a dormire mi faccio le crocette, il tabellone, cerco di capire che è successo. Cosa sì, perché io poi con le percentuali, queste cose un po' virtuali, non riesco a collocare bene. E quindi 3-1 già non ho capito com'era la questione 3-1. Oh, il presidente ha detto quindi ragazzi, quindi, si può vincere con 2 e mezzo, ma si può vincere anche con 3. Ma scusami Alessio, abbi pazienza. Sto parlando. Ma sì, ma voglio dire, no, si può vincere con 2.5, ma si può vincere anche con 3. Ma grazie. Se su 3 punti su 4 è normale che una squadra vince. Ho capito, ma l'Ucraina ha vinto con 2.5, quindi sono state partite combattute. Okay. Tra le squadre. Mentre la Cina ha vinto di superiorità, cioè per quando ha vinto però 3 tipo a 0 qualche volta. Saranno affari loro, non lo so, festeggeranno, che ne so. Te l'ho detto, stasera farò le con le crocette, le freccette. Ok. Cercherò. Benissimo. Beh. Ma che cosa. Cosa stiamo facendo? No, perché dovevo aspettare il presidente, l'avevo preparato. Ah, ok. Allora, stavo dicendo, cioè, oltre a licenziarmi. Sì, grazie.
la formazione della Cina. Potresti aspettare il prossimo mese che fa un po' più caldo. Assolutamente no. Erano presenti, i 2 milioni di giocatrici, ovvero i fan e la Zoff. Ormai le abbiamo conosciute. Vabbè, ma quelle non erano le migliori giocatrici, perché la WeFan ha perso la mondiale. Vabbè, ma adesso perché è capitato, cioè, non ci dimentichiamo che Di quello era. Pietro è arrivato secondo ai mondiali, sta disputando quello dei candidati, cioè, voglio dire, No, scherziamo. voglio Che Zod ha dire. già fatto la stessa mossa di Grabic. Pietro. Pietro. Nell'analisi, pensato come Kramnik. Gli aveva appena fatto vedere la mossa che aveva fatto già, cioè, 2 mosse dopo ha detto: ma se faceva questa? Quindi Sì, ha e la avuto. mossa che aveva fatto prima. Mamma mia, Petreius, ma la tua umiltà veramente. Perché non puoi sfondare, tu non vuoi la norma, non puoi. Cioè, no, 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 no. Tu preferisci fare alfabetizzazione nelle scuole della prima elementare. Francesco, gli ha fatto. Chiamatemi Francesco 2. Allora, Vabbè. classifica, prima Ucraina, seconda Cina, terza Russia, con 24 punti individuali, poi quarta Georgia, quinta India, sesta USA, settima Kazakistan. Poi Francesca Stenberg. la Kazakistan ha fatto 6 punti, poi c'è Ottava stata la Romania, Romania, nona poi c'è Francia, la Francia e la Turchia, c'è la ovviamente. Turchia. Perché i turchi non giocano a scacchi. E che fanno? Fumano, Vingono? fumano, Fumano? I fumano. pinguini che fanno? Ma vabbè. Perfetto. Poi c'è da parlare un attimo, prima parentesi sul Grand Prix Fine. Dove salta la talpa a Lisbona? Non c'è stata Salta la la talpa. talpa. Perché? La cosa Cadenza salta è la talpa? salta la talpa. La talpa non salta, salta la talpa, non la talpa. Ok, vabbè, scusate, non avevo. Non mi lascio più, giuro. Non mi lascio più, giuro. Salta la talpa Salta e la scava la talpa scimmia. scala. Forse si giocherà in Svizzera con le mucche. Hai finito? Più c'è la copertura, è un po' Ecco, non c'era la copertura adeguata. economica. E alla fine Io vorrei c'è il viaggio capire. della lussuria. Che c'è in? La fine. La fine? Il viaggio della lussuria. Uno dei vizi capitali. Non si è accontentato della copertura economica, No, ci ha detto vogliamo di più, vogliamo di più e e ora di allora l'hanno Svizzera, preso. Cosa ma l'hanno Svizzera, preso? Il ricorso. L'hanno vinto? cosa cazzo sta dicendo sta Capito. Allora è saltata la tappa di Lisbona perché non ci sono i fondi, giusto? Non ci sono soldi, Non ci sono sono soldi, soldi, ma voglio. sordi, ci sono. Ci sono i soldi. Ma scusa, Babylon, ma fa che si è creato un buco nero e per magnetismo sta attraendo tutte quelle che sono le ricche, e quindi si sta prosciugando, no? Non ci sono risorse perché di là al ministero, di là non ci sono soldi, di là il portafoglio è verde, di là siamo. Come mai vedrai questa situazione? Tutte Il frigo. Cacchio le di risposte che fai oggi. Oh, io non vi lascio più, giuro, guardatemi, ve lo prometto, mamma ve lo promette, non vi lascio sempre più, con guarda, voi. sto sempre con voi. Allora, presidente, che vogliamo fare? Come è andata allora? Passare da altre parti. Dove Allora, c'è magari più. andiamo. La Spagnola. Cosa? C'è la Spagna, però perché prendete in giro sotto c'è Noi ti prendiamo in giro, scherzi. sotto c'è la Sotto Spagna, c'è la spagnola, non lo no, so. c'è Budapest, dov'è? Allora, Ma sotto sta, sotto ma sotto. no, ma fidati, guarda, Sotto sotto sotto. non va, non va, non va, non va, non No, va. veramente io non so. Allora,
a Budapest. Ok, quando? Nei giorni? Allora, i giorni non ci Non interessano. ci interessano. Ma Ogni che sia anno stato il premio Budapest? lo scorso mese, però. È il primo ha avuto sabato. una trasmigrazione dell'anima. Non so se avete notato. Sembravi. Forse Saturn. Sì, guarda. Wiki wiki. Possiamo fare stop. Allora, no, poi di Ah, cervello. sì. Non forse Saturn, lei di Budapest? Budapest no, No, Budapest. guarda che io meglio tutto questo. Come si mette, si muove. Davvero. Quindi Budapest. Quindi, nel first Saturday. Sì. No, ma quello in inglese, ma non mi voglio troppo non ci spiegare come pronuncia. Dai, su. Ci sono stati due campioni europei. E ci sono stati? Due campioni europei. Ma al mazzo, il tour di destra è ancora più forte. Ammazzo. Scusate che con le cuffie non ci Ammazzo. Ah, beh, certo, perché si sente qualcosa dentro. Grazie alla presenza dei due campioni del mondo, Cioè? il 14enne maestro internazionale polacco, Giuda, Duda. Silenzio. Cilian Christophe, campione del mondo del 10 nel 2008, c'è campione europeo del 14 nel 2012, e la coccia. Poi ha stravinto il gruppo GM, una media aereo di 2424 con 8 punti su 9. Ci fermiamo lì, che se le rompiamo poi sono cavoli, eh. Frutto di 7 vittorie e 2 pareggi. Con Quindi questa. Duda 8 punti su 9. Sì. Hubert Luda, 7. no, Hubert secondo. oh, ma devo dire che ha conquistato la magia. Chi? Il piccolino? Luda. Duda. Duda è 14enne? Seconda norma GM. Io mi chiedo, questo ragazzetto, no? Lo È dobbiamo un genio. tutelare perché ha 14 anni, voglio dire. Bruciando le tappe ci si brucia. Non lo so se va aiutato, nel senso che Bisogna aiutare, magari sta studiando troppo. sì, sicuramente Noi bisogna. non possiamo dimenticarci i danni che provoca. Riscaldi. Eh sì. Voglia. Poi si sviluppa un'ipertensione alla sonorità. È vero. Dopo non La possono sentire gente si niente. mette i Si mettono tappi. i tappi grandi come le case, le Lo orecchie. sai che Petrozzi non può riuscire a fare sordo? Beh, allora era un pregio, però per lui era, diciamo, un aspetto che lo avvantaggiava. Però pensava che, siccome lui non rispondeva, pensava che fosse altezzoso, no? Ah, ho capito. E Io quindi invece era invece era solamente solo sordo. malato, sì, esatto. Io invece noto che dopo un po' diventano molto irascibili questi giocatori, per cui a 14 anni questo ragazzo che è già la seconda norma, boh, non lo so, però. Sarà capitato già voi. Allora, al secondo posto, Hubert, 7 punti. Al terzo, Gonda, con 6 punti. Gandalf, Al sempre quarto e quinto posto, insieme, e Varga, al sesto e al settimo, Vishnu, oh, Vishnu, viene da quando Vishnu? Vishnu dovrebbe È la essere il trinità. fratello di Vishnu. Ah, sì, è vero. Hare Krishna. No, è Indiano. indiano. È la trinità principale della religione induista. Sì, c'è Si è Vishnu, fatto uomo, Vishnu si è fatto uomo. c'è Vishnu, poi c'è. No, c'è quella Maharti. con tutte le teste. Vabbè, Shiva. C'è Shiva, poi c'è l'altra. Poi Marti, oh, qualcosa di con Kali. Marti. Kali. 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 Kali Kali. o Kali? Sono Cala dove ti pare, l'importante è che andiamo cade. avanti. Poi c'era il nostro italiano Federico Mancia. Addirittura. Però al Però ci ottavo stava. posto. Manca, però c'era. Allora, all'ottavo posto, a Oh, 3 punti. di che età? Di che
età, il nostro connazionale. Cioè, amore, ha detto. Allora. Tesoro, adesso me ne dai 12. Io. 12. Sono una quarantina. Allora. Ma non stavamo parlando dei ragazzini. Sì, ma non so. Non so sì. Era un open. Era un open, l'ho chiuso. Ah, vedi? È chiuso, invece di farsi andare tu si è fatto male adesso. Oh, davvero? Ci hanno fregato un chiuso. No, perché anche lì non c'era la copertura. Ma Maurizio non è riuscito a, a impedirlo. No, non si è impegnato. Perché se no, anche in Budapest. Anche allora. A Budapest saremmo arrivati. Poi andò al decimo posto a Yund e Dream 2. Cazzo è Dream 2? Dream 2 l'avete detto. Ok. Dream 2 punti a fare. Perfetto. Poi c'era questo torneo si dividerà in tre gruppi. Il gruppo GM, cioè quello che abbiamo appena menzionato, poi il gruppo MI, che ha visto gli astri di partenza un anno da prima del mondo. Il sedicenne cinese Bai Jishi sembra una tecnica ninja del film Naruto. Sì, okay. Cioè li lanciava i pezzi. Bai Jishi è suggestivo. Comunque, vincitore del titolo del 10 del 2009 in Turchia. Ha quasi ottenuto la norma di maestro internazionale, ma ha mancato anche lui l'obiettivo. Si di mezzo punto, ci è arrivato vicino. Perché, come dice un detto, chi punta allo chi guarda al traguardo, ha un occhio in meno sul percorso. Ha un occhio in meno lungo il percorso. Hai capito, Petra? Sì, questa è la famosa storia dell'arciere. Quando l'arciere colpisce senza avere niente in palio, fa centro. Quando deve conquistare una borsa d'argento, sì. Sbagli, trema un po' la mano, sbaglia. Quando deve conquistare una borsa d'oro, sbaglia del tutto. E perché questo? Lo frega la paura? No, qual è il senso? Il senso è che non è concentrato sulla partita, pensa alla borsa d'oro. Quando ci mettevo questo? Per ottenere la saggezza. Su grande. Ma se mi impegno ancora. Tutte le forze. 10 anni. Ma se io non dormo giorno e notte penso. 20 anni. Maestro, io non capisco. Più io mi impegno, più mi aumenti gli anni. Che risposta? La stessa cosa che ho detto oggi. Allora. Perché più uno si congela e non sta pensando a tutto. Ma a noi ci hanno sempre detto la stessa. A noi da sempre ci hanno detto. Pensa, devi concentrarti, devi pensare. E poi ci dicono che invece se pensi non raggiungi l'obiettivo. No, ti concentri sulla cosa sbagliata. E chi te l'ha detto che mi sto concentrando sulla cosa sbagliata? Se tu stai facendo una cosa, tipo stai preparando la cena, e pensi a un'altra cosa, la cena ti si brucia. Io riesco a preparare la cena, a pensare a qualcosa, a fare anche altro mentre bolle la pentola, però non succede nulla, è tutto sotto controllo. Okay. Vabbè, poi questo sedicenne cinese, il giovane campione del mondo, è arrivato prima che sia comunque, forse è punto e mezzo su 9, alla sì. Pari con il maestro internazionale. Torna a Pind che era la prima cinese. Sì. Poi un'altra cinese che era l'unica non degnata ha raggiunto il suo obiettivo, ovvero ha totalizzato 4 punti e mezzo e ha ottenuto la sua seconda norma di maestra internazionale femminile. Quindi sì. Siamo contenti. Allora sì. Faccio l'Ungheria. Che ne so? L'Ungheria. Appunto. No, ma allora ho detto una cacciata. Perché io pensavo che era un Budapest, pensavo. No, questo è il terzo stato. Quindi, io ho detto Budapest,
Budapest. Ah, non è rumeno, è ungherese. La geografia ancora ci dice che Vabbè, Budapest è in Romania e Budapest è in Ungheria. Poi oh, la non si sa mai. pronuncia sarà la stessa, dai. Visto che ci stava la spagnola. No, c'è Serbia. C'è la Serbia. Allora, c'è la spagnola, Ma quella però è una ma componente prima qua c'è Teheran. prima di Belgrado che si trova in Serbia. Abbiamo Teheran che si In trova in Iran. Iran E c'è Parigi. e che questo, ma cosa c'entra? In questo momento non è che lì quelle zone sono un po' cattive. Guarda, il Gabriele è la personificazione delle battute di Pierino. Come mai? No, io Allora. mi sto chiedendo come si riesce Babylon a mettere su dei tornei di una certa importanza in paesi dove effettivamente in questo momento non parlo tanto della Serbia quanto Allora, parlando dell'organizzatore, esatto. cioè, per calcolare il peso di qualunque cosa, si utilizza l'unità di misura del Newton, Sì, ok? cosa c'entra con la domanda corretta? Esatto. Per sapere come si può realizzare un tornado del Sì. genere, bisogna capire quanti Newton sono fatti le tasche dell'organizzatore. Sì, vabbè, A però. seconda del Newton, dei quanti Newton, purtroppo, ci vuole soldi, ci vuole No, scusa. guarda, Tu neanche quando si invisi. sono tenuti i mondiali in Georgia, e in quel periodo c'erano dei focolai, insomma, c'era una certa guerra, se non una vera e propria guerra. Allora i ragazzi hanno comunque svolto sia i tornei, ma anche il resto della giornata, se vogliamo, all'interno degli hotel che li ospitavano, non è che hanno potuto. Ecco, io mi chiedo in un clima così se forse non è meglio non. Ma Sì, guarda, quello alla fine scelgo. la distrazione, cioè, è meglio per i ragazzi, nel senso che comunque Si fanno è sempre ammazzare, pericoloso. Si insomma. fanno ammazzare. No, no, non va bene, non va bene, Per perché arrivano ragazzi da tutto il mondo, non muovere va pezzetti di bene. legno, Non puoi ma. accogliere una manifestazione sportiva in un clima di guerra, in un clima di pericolosità, cioè in un clima di pericolo, non si può. Secondo me non si può. Una short, l'impavido, si è andato a terra di Iran. Cosa ha Se combinato? l'è fregato di Fatto. tutto. Se l'ha fregato di tutto? Si è impersonificato il Rambo Sì. e ha sconfitto il più forte giocatore iraniano. Quindi ha pure umiliato l'Iran. Pensa tu, da fronte L'hanno fatto tornare sano proprio gli salvo? fanno esplodere quattro kamikaze tutti addosso per questo affronto. Con l'IGN e Zhang Yime, magari. Vabbè. Sì. Nella prima edizione del match, tutti in discesa. Cioè, termine sarebbe scacchi parlante. Che si disputa la lotta del 12 marzo. Disputata, anzi. Già fatto. Esatto. Si è messo in buona condizione del tempo. Cioè, qui si I due perde. avversari hanno giocato 16 partite con diversi tempi di riflessione, 4 a 3 zaclassiche, 4 rapid e 8 blitz. L'inglese si è imposto complessivamente con 10 punti e mezzo, con 25 punti e mezzo, superando l'iraniano in tutte e 3 le cadenze. Questo poi è un torneo un po' particolare perché Perché non ci sono soldi. è denominato Torchi di Chess. Cioè, Perché ogni parlare di 5 chess. minuti. No, parlare di giuro non vi lascio più. Ma vi siete mangiati la formaldeide? Cioè, voglio dire, qui solo quella c'è. Non c'è altro. C'è solo tanta formaldeide. Allora, dicevo, tutti in discesso, stacchi parlando, perché ogni 5 mosse il giocatore va nel bagno, scherzo. Praticamente si trasferiscono in una stanza isolata e raccontano la videocamera ad uso del pubblico, ovviamente, i propri pensieri se prendendo le partite. Vabbè, commentano. Esatto. Beh, vabbè, ma cos'è? Non c'è, è una cosa normale.
Si fa, certo, no, mica si si fa. fa. Non si fa di fronte a una telecamera, però voglio dire, in sala analisi si parla di scarpe. No, durante la partita. Durante la partita sì. Parlano. Raccontano il bagno e parlano. Pensa, allora guarda, la prossima volta che io ritorno in Italia c'è qualcuno che mi dice che lo disturba il mio ventaglio o lo disturba il veramente. Ma no, vanno in una stanza isolata. Ho capito, però le due persone parlano, i due sfidanti tra di loro. No, parlano davanti alla telecamera, tipo il confessionale del Grande Fratello. Allora qual è il problema? Voglio dire. Ma non si fa, di solito, non si fa, non si usa. Non si usa, non, non si non usa. Si fa, non si deve fare. Cioè, loro commentano da soli la loro partita. Sì, io sto pensando che qui forse potrei mangiare. Durante loro sì. Si assettano un attimo, invece di andare a fumarsi la sigaretta al bagno come fanno nei normali tornei. Oppure andare a ballare con la fonda. Beh, guarda, io non so che cosa possa essere, che tipo di invenzione che si sono inventati, cioè. Vabbè, e poi dovrebbero ogni 5 minuti preparare la bollitura con l'ipnosi digestiva. Ma quindi quanti bunker ci sono? Quanti No, sempre tanti, uno, ma tanti. Sì, la fila. Ma allora quanti ne erano? Ne erano pochi. Ma no, è un match. È un match. Un torneo. Ah, è un match. Allora sì, allora è carina. Allora, la grande maestra femminile spagnola Vega Gutierrez. Sempre Gutierrez. Gutierrez? Sì. Domina il torneo femminile la Vega. Ha vinto 45 mesi per il torneo femminile di Belgrado. E disputata, bravissima Vega! Disputata dal 3 al 10 marzo. Pensavo di essere il campionato di Belgrado. Poi numero 1 il tabellone. Ha rispettato insomma i pronostici. È bene, ha chiuso solidale in battuta con 8 punti su 9. Schiacciando di prendere un diretto alla maestra internazionale femminile russa Dina Drodzov, secondo la siciliana in via senza sconfitte, cioè si è consolato a lavorare con la IGM femminile. Ma chi? La Drodzova? No, Drodzov. Drodzova. No, senza la. No, c'è la ala, non la pronunciamo, Drodzova. Ma come leggi la? Scusami, abbi pazienza. Ma non c'è. Ma lì non c'è perché l'hanno persa per strada, ma di solito finisce sempre con la. Vabbè, mio figlio, poi molto più dietro, a quota 5 ha chiuso la terza classificata. La serba Irina Celuschina. Non ti sbagliare, Irina. Celuschina. No, guarda, lascia stare, che oggi ho capito come state messi. Poi, la competizione rappresenta uno dei tornei più longevi del panorama internazionale. Aveva un rating di meglio in 2208, quindi per un torneo femminile non è male qualcosa. Quindi, per completezza di classifica, non commentare. Quarto posto, Dragu Mirescu, 4 punti e mezzo. Al quinto e al sesto posto, rispettivamente Benderak, che sarebbe la moglie di Bergerac, sì. Più o meno. Forse peggio di Benderak, me lo poi so, al settimo, Zakovic a 3 punti e mezzo. E poi c'è Vega. Da un decimo. Sì, ma c'è Vega la sorella. Gutierrez. Perché? Che ne sai? Perché una è B-Vega, e quella che ha vinto è S-Vega. Ma comunque gli hanno messo tutti. Sono dei prototipi. Ma no, ce l'ho degli umanoidi. No, perché forse mettono lo stesso, cioè mettono tutti e due i cognomi, sia della madre che del padre, viaggiano insieme. Sì, sì, sì. In Spagna si fa così. Ok. Penso se hanno due cognomi tutti e due genitori. Sono 5. Ma no, eh sì. Poi Miladinovic e Nankovic a 3. Velocemente. Vediamo un attimo. Il campione del mondo moldavo, che è da qualche parte. Ah, intanto che lo trovi io posso iniziare. No. No, alla fine. Un attimo. Ah, eccolo qua. Da Golub e Svetlana Petrenko. Allora.
conosciamo la Stefano Petrelli. Sicura. L'abbiamo già incontrata. Allora, Gollum Brand con l'era del 2277 era il primo. Sì. Prima del maestro internazionale Soltanici Raslan con 2392 punti e del grande maestro Sandure Alcimasile 2416 punti. Poi nel torneo femminile il maestro internazionale Petrarca Svetlana 2194. Sì, ma l'abbiamo già conosciuta in gamba come giocatrice. Poi c'è Gito Paola Alexander 1894 e Iruku Olga 1998. Poi passiamo al campione uruguayano. Il nostro povero Petreus è ansioso di potersi esprimere. Com'è l'Uruguay? Ecco. Vabbè, l'Uruguay non c'è, vai a bere. Allora. No, ecco, l'ho trovato. Okay. Il maestro Fidel Manuel Larrea. Va bene. Oh, guarda che tipo, guarda. Sì, ma i nostri ascoltatori non lo sanno. Allora, ragazzi, io ce l'avrei un po' di timore a vincere contro Larrea Manuela, perché cioè, mi sa un po' di Bronx, capito? Di Bronx? Sì. Di mafia, qualcosa... Guarda qua, faccio... Ah, sì, Al Pacino. Perfetto. Manuel Larrea. Poi, al primo posto, vabbè. Manuel Larrea, campione uguagliano, secondo il maestro nazionale. Roselli Maria Bernardo, che sia di origine italiana. Ma non credo. Poi al terzo posto Sosa Macio Giovanni Manuel. Perfetto. Ok, allora andiamo. No, però. No, divorzia, te lo dico. Adesso divorzia fra un po'. No, stavo scherzando. Allora, parliamo di Tigran Batranovic Petrovic. Come abbiamo detto l'altra volta, quando Botvinnik diceva sacrificio quando tal sacrifica il pezzo, prendetevelo. Sì. Quando invece è Botvinnik che vi sacrifica il pezzo, che dice? grazie Alessia. Quando allora tal dice, quando, prima prendilo e dopo calcola tal. Ok. Quando lo sacrificava Botvinnik. Prendi la donna, certo. Quando invece sacrifico io, è Botvinnik che parla, dice, prima calcolate e tu prendete se il caso. Quando sacrifica Petrosian, non prendetelo assolutamente. Perché la morte è vostra, è sicuro. Va bene. Perché lui praticamente... Allora, è stato soprannominato Tigran di Ferro. Un altro soprannome è il coniglio più forte del mondo. Ammazza, si sbizzarrivano su di lui. Praticamente da tutti, anche la roccia è stato chiamato, no? Ah. Perché il suo stile era caratterizzato da una difesa impenetrabile. Addirittura. Quindi è un campione del mondo un po' strano, nel senso... Nazionalità? Questo è dell'Armenia. Come... Sì, come l'altro Aronian, che sta adesso giocando per il Mercedes. L'avremmo potuto prendere come generale, avremmo vinto la guerra. E quindi è stato... Oh, posso? Sì. È compleanno di Axel Rombaldoni. Auguri. Auguri, Axel. Auguri. Glielo possiamo dire in inglese? Visto che tu hai detto che no problem, no co... Tutto yes. Allora... Happy birthday, Axel. No, Gabriele. No, Gabriele. Happy birthday. Sì, ma è giusto che lo diciamo così, eh. Happy birthday to you. Va bene, dal Giappone, allora, con amore, dai. Si è diventato campione del mondo durante il periodo in cui Botvinnik ha regnato. Okay. Cioè nel senso che è come tal che si è interposto in un anno, poi si è ripreso il titolo. Così ha fatto anche lui? Eh sì.
Cioè, no, scusa, lui fece così. È stato l'ultimo a sconfiggere Botvinnik, poi ha perso contro Spassky. Ok, quindi è stato l'ultimo che ha affrontato Botvinnik e Botvinnik ci ha perso senza mai più riprendere il titolo. Quindi colui che ha posto fine Alla alla, carriera. no, alla carriera, no, al regno di Sì, Botvinnik. vabbè. Ok, e poi soprattutto era molto forte alle Olimpiadi. Tra l'altro c'è anche il record di medaglie prese, Cioè, che lui gli occhi li puntava tutti e due verso sicuramente. l'obiettivo, verso il traguardo, eh. Per esempio, ecco, c'è un risultato del 79,8% Ma no, ma nel perché rendimento. ci devi dare sempre i calcoli, le Vabbè, allora io statistiche? dico, 9 medaglie d'oro di squadra, No, bene. una d'argento di squadra e 6 medaglie d'oro personali, cioè dice è stata migliore scacchiera. Ok, Ah, beh, allora, il giocatore. meglio di lui ha fatto Tal e poi Karpov. Ok, Tal è il risultato migliore di tutto, Karpov al secondo e terzo ci sta questo di Petrosian. Grande giocatore, però. Eh sì. Parliamo di che periodo? Questo qua è lui è nato a Tbilisi, Non fa niente, non fa niente. A Tbilisi, Tbilisi. il 17 giugno del 1929, Ben praticamente nato. una cosa di Mosca. No, scusa, è morto a Mosca. Tbilisi sta in Armenia, appunto. Quindi 1929, il campione del Ma mondo è stato dal Francesca, sai la storia? 1963 al 1969. Ok, Beh, è stato campione del mondo 29-60 dopo 40 anni circa, che okay, anche un po' di meno, sui 35 sta. Va bene, è imparato all'età di 8 anni, era sordo. era sordo, infatti pensavano quando gli parlavano, no? Che lui avesse un atteggiamento altezzoso. In Sentiva. realtà invece era uno dei scacchisti più amabili del tempo. Sì, infatti era l'unico che aveva una differenza tra lo scacchista e la persona. Cioè, quando sono sugli scacchi mi comporto da scacchista. Era tremendo. Però dici, no, tremendo, vabbè, Era questa. un generale, Esatto, però un generale. poi si comportava, tra virgolette, normalmente nella vita. Non era, no. Va bene, quindi ha vinto molte cose, è stato forte anche da piccolo, no? Quarto al campionato sovietico juniores. E, diciamo, i suoi sfidanti di sempre erano Paul Keres e gli altri della Russia, insomma. Va bene. Poi, quando è diventato grande maestro? Quando si è trasferito a Mosca nel Sì. 1949. Vinse il torneo del 1951. Poi nel 1952 divenne a 23 anni grande maestro sovietico e internazionale. Addirittura lui ebbe dei lavori molto umili, cioè iniziò come custode e come spazzino, prima di dedicarsi completamente alla carriera scacchistica. Quindi, cioè, insomma, una persona umile, se vogliamo. Candidato al titolo Eh no, mondiale, scusa, c'è cioè, mi oppongo, perché per forza una persona che fa lo spazzino è umile. Vabbè, ma lui appunto diceva che aveva la differenza quando giocava a scacchi e quando E cosa era amatore. c'entra con l'umiltà? No, dico, è una persona che faceva un Non c'entra lavoro. un cazzo, Non c'entra niente. Hai sforato. Il tuo compito era semplicemente quello di fare l'analisi del giocatore. Non cominciamo a parlare di umiltà perché faceva lo spazzino e faceva dei lavori. No, no, giusto, Fabio. umile di persona. No, non c'entra Ah, no, niente, non dico, magari c'entra. ci aveva avuto l'opportunità di fare solo sti lavori, custode spazzino. Esatto, quanto c'entra con il fatto che era umile? No, magari poteva fare delle Non è cose più associabile il lavoro adesso. con... No, Vabbè, no, no, no. calmi, Calmi, sì. calmi. Allora, va bene. Vinse il torneo dei candidati nel Perfetto. 1962 Sfidò chi a poi? Curacao Per sfidare chi? e sconfisse l'anno dopo Botvinnik. Meravigliao, meravigliao. Curacao, Curacao Sconfisse Botvinnik per l'anno 12 e mezzo a 9 e mezzo. Praticamente Botvinnik raccontò di questo match che era stato durissimo.
perché qualsiasi minimo sbaglio veniva punito da Petrosian, che poi non si faceva scappare il vantaggio perché aveva uno stile difensivo Eh beh, una più che roccia, altro. una vera roccia. Esatto. Va bene. Tu riesci, Petraeus, quando sei sulla scacchiera e magari il tuo avversario fa un minimo sbaglio a tenere questo minimo vantaggio? Ragazzi, vi informo in tempo reale Che cosa è che successo? Justin ha un rank in vaglia per la scacchiera e Da solo? raggio 15 secondi per fare 4 mosse, 10, 9, 8, Dai, 7, 7, 6, 6, meglio, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, perso. ha perso per il tempo! Ma non può No! essere. Avete scemo. Raggio! E vabbè, ma aveva solo 7 No, ma secondi! c'era 40 secondi per fare 4 mosse. Ho Ah, capito! ok, 21 C'ha secondi, ecco. l'incremento? Ah, c'è l'incremento, No, sì. non c'è l'ingrimento. E allora cosa vuol No, dire? forse non è arrivato in tempo reale. Allora, ha battuto sullo zero, però era uno zero con... Esatto. 21 Forse secondi. c'è il tempo. Quindi sappiate che Ranger Move ha la qualità in più, però ha la struttura pedonale devastata, ha 6 pedoni contro 6 uomini di Justin, però l'unica cosa è che i pezzi di Justin sono molto meglio piazzati. Guarda che ti sei sbagliato a contare perché Carsen ce n'ha uno in più di pedone. Ma i pezzi di Carlsen più che Ha meglio sette, piazzati no, silenzio un sono. attimo, sto parlando. Allora, ha sette pedoni Carsen, mentre invece Raggiano Ce n'ha ne ha 6, soltanto è vero, sei. sette, ce n'ha Però 7. la donna di Carlsen adesso sta in Ok, H1 sì. e lui minaccia di fare torre F1, raggio Mov intrappolandola. Esatto, lui fa re 2, donna G4 una donna, quindi fa tipo una ripetizione di mosse per guadagnare quelle Tempo. mosse che gli permettono di arrivare alla quarantesima e di avere la buona Tra tempo. l'altro adesso Raggiamo sta pensando sul tempo di Carlsen, E perché per forza. Carlsen non sta facendo subito la 12 mossa. minuti. Come vi ho detto, è una posizione molto squilibrata. Tu dici che cercherà di arrivare alla quarantesima per poi avere l'incremento, Per quindi farà forza, delle mosse a altrimenti ripetizione? Si possono fare, perde. No, giusto? dico, no, Due. risposta a Gabriele della minacciatore F1. Sì, farà re 2. Do G4 e D2 e conviene fare questa Però ripetizione. potrebbe fare anche re 1. Sì, anche E1 potrebbe fare, sì. Forse sta pensando di A cosa sta fare re 1. pensando? Scommettiamo, cosa scommettiamo? Secondo me fa re E2. Secondo me fare uno, dai. Comunque, questa mi dice molto tesa che sicuramente non finirà patta. A differenza di Mezza, quella. mezza. No, aspetta, torna Ah, indietro. patta! Hanno Quando pattato. patta? Non Oh, ma tu non ci sei mai però, devo sempre essere io. Proprio Hanno adesso ho pattato adesso, ma detto. come mai hanno pattato, secondo te? Perché la posizione è molto tesa e non gli andava di giocarsi ancora, quindi A Carsen sono ha molto deluso. proposto patta Carsen. No, non lo so, Ma penso sì. l'abbia proposta Ranger Move, Ah, che essendo ok. corto di tempo, sì, Ok. perché no, re 2, cosa Vai, succede? re 2, la mia mossa, quella che ho detto io. Re 2 patta. Re 2 Re 2, patta. allora la proposta di Arsene. La proposta Ha Carsen la visto che ci patta. sono le mazzate. Il raggio Ma no. come faceva a prenderci la mazzata? Aveva soltanto 21 decimi di secondo. No, di Quarkassen, c'ha 13 minuti. No, sta patta mi puzza. Pure a me mi puzza È un po'. segno di codardia. Non ha voluto, non ha voluto vincere, non Sti ha voluto professionisti che li provare. odio. Ma scusami, Ci devo andare io. Babylon, abbi pazienza Io e Gabriele. Sì. abbiate pazienza alla mia grande ignoranza, però re 2 l'ho detta io, Ma io voi avrei fatto re 1. vabbè, tu lascia perdere perché non sei paragonabile a Carsten, però secondo, Questo sì. no, però io l'ho detto e lui l'ha fatto, quindi io non mi assumo, oltre ogni ragionevole dubbio, io l'ho detto. Allora, scusami Babylon, ma Carsten aveva molto tempo per poter... Addirittura poteva raggio alla 22esima che alla aspettate un po', guarda qui mi incazzo quando raggio perché non può essere, cioè io avrei puntato su fantaschiacchi, su di voi e lui mi deve questa maniera. Allora guardate, guardate.
No, mandate niente perché la dobbiamo condividere l'estremo, però alla 23esima e alla 25esima Udine dà un vantaggio, Aranjombov di un punto e mezzo, cioè non so se vi rendete conto, un punto e mezzo. E se l'è suppato così, È inaccettabile. inaccettabile, no, no. Da adesso bisogna puntare ad andare su. Donna 6 invece di trovarlo per una. Non mangia la torre. È vergognoso, chissà cosa aveva, anche questo mi secondo me si è fumato qualcosa. Cioè, pensavo di andare matto. Già, e sì, e Cassi stava lì, così, a Sì. prenderselo. Vabbè, Vabbè. Comunque, ci sono così. 3 patte e anche l'ultima finirà a patto perché si vede palesemente che finirà a patto. Quindi anche per la terza Però, volta niente. questo turno finisce con tutte patte, questo Perfetto. torneo. No, questo però è segno di poco coraggio, eh? Allora, Petreius, continuiamo un po' con un coraggioso invece Coraggioso, dei ah, tempi. con 12 punti e mezzo, 9 e mezzo, abbiamo detto, ha difeso il suo titolo nel 1966 sconfiggendo Boris Spassky. Ok, poi purtroppo però c'è stato l'incontro di ritorno, nel senso che Le poi Botvinnik. Spassky, Botvinnik ormai è finito. Botvinnik ha vinto Petrosian, Spassky sfida Petrosian e Petrosian non riesce a batterlo, poi batterlo. Spassky di nuovo Petrosian e lo batterà. Lo Quindi il batterà. prossimo di cui parlerà la prossima settimana Ok. sarà Spassky. Spassky. Ok, lui ha scritto una tesi di laurea, Petrosian, Chess Logic, è uno dei tanti che ha fatto la tesi sugli scacchi, Beh, vabbè, alla fine di tutti Jens. quanti propongono le loro teorie, no? I loro insegnamenti. Senti, la vita di questo pover'uomo, no? Com'è? È una vita invece normale? Si sposa con persone, con delle donne Sì, giovani, cioè anche sposato, tutto normale. tranquillo, diciamo, solo questo problema. Ma del resto, diciamo, anche Thaler, che è considerato uno dedicato tutti agli scacchi, rispetto alle psicosi un po' che si creeranno prima o dopo, diciamo, andava bene. Sì. Del resto, lui era sordo, Thaler aveva quella deformazione alla mano, Mano. Tu dici almeno che per. quello portava le persone ad essere un po' più, ma no, non credo, non Più che penso. altro almeno ad accettare meglio le cose che succedevano. È Cioè, voglio probabile. dire, ad accettare meglio le sconfitte, le cose, È sapendo che possibile, ci sì, hai sta. ragione. Illuminami un po' con questa cosa, mi piace, nel senso che forse loro riuscivano attraverso i loro, tra virgolette, limiti. Sì, capivano che c'erano dei limiti. Sì. Allora, purtroppo nella tarda carriera si è scontrato con, diciamo, Korchnoi, nel senso che Korchnoi, Corcinoi l'abbiamo già sentito da qualche parte. Victor, chissà come sta. No, Come sta nel Corcinoi? senso, sta male. Stava male? Cioè, è finito. Sì. Davvero? È morto? No, Non lo penso. so. Ma è giovane? No, Anziano? anziano. Beh, sì, anche perché, ecco, l'ha affrontato. Allora, lui, che Korchnoi, è stato Terribile. dichiarato terribile, ma soprattutto era stato considerato traditore per aver abbandonato l'Unione Sovietica nel 1976. Vabbè, ma i russi sono così, eh. E uno dei tanti che aveva firmato la petizione contro è stato proprio Petrosian, contro Korchnoi. Contro la. No, col suo fatto che è un traditore, cioè nel senso di cacciarlo. A favore di Firmò una questa? petizione di condanna verso le azioni di Viktor Ok. Korchnoi, considerato traditore nei Quindi confronti. andava a favore, ho capito. Sì, esatto. E E quindi loro dove. hanno avuto sempre un rapporto di astio, del Sì. resto di solito Ci ci si si stringe la mano, stringe loro male non prima se e la dopo, stringono. invece Loro no, non se la si sono dati la stringono. mano, Ma come hai detto. dove decise di vivere poi Petrosian? Petrosian, a Petrosian. Mosca poi. Però lui se ne andò dall'Unione Sovietica. No, Petrosian era nato in Armenia, si trasferì in Unione Sovietica, quando Ah, era diventato ok. maestro internazionale e anche campione del Ok. mondo. E, ecco, quindi non si strinsero la mano, poi volevano avere delle mense, delle toilette separate, Ma quante tutto. storie pure loro, quanti grilli per la testa, ma su. Ok, poi Petrosian fu sconfitto da Korchnoi. Si è addormentato. Fu sconfitto da Korchnoi, Petrosian, e lui, Petrosian, fu licenziato dalla rivista Stara
Tacchi 64, che è la rivista più diffusa dell'Unione Sovietica. E infatti, da quel momento in poi, dissero, Petrocev non aveva avuto coraggio quando aveva affrontato, e quindi con il coniglio più forte del mondo, per prenderlo in giro. Solo Botvinnik ce lo difese, che era quello che ci aveva perso. E gli aveva detto, guarda, che Petrocev attaccava, ma solo quando aveva chance di successo. Esatto. Altrimenti non tentava nulla. Va bene. L'ultima vittoria l'ottenne, udite, contro Garry Kasparov. No, io mi lamenterei di questo atteggiamento del nostro collega qui che socchia durante la... Lui soddorme, capito? Ma no. Ma questo è interessante, stavo provando a rigirare gli occhi di Van der Steyr. Sì, vabbè. Dica, allora dice, avete visto la foto mia quando mi sono addormentato? Come no? Sì, l'abbiamo vista, l'hanno vista in con la stessa maglia. Sì, ma dormivi proprio, con chi stavi giocando in quel momento? Quella è la famosa pratica, poi non dorme, ma pensa. Ma poi hai vinta quella partita? Sì, sì. Ti ha fatto bene allora, non picchiarci sopra. Va bene, quindi ha battuto Garry Kasparov. E lo dite come? Garry Kasparov è un attaccante di prima punta. Petrocev è un difensore di prima punta. Quindi che è successo? Ha vinto il difensore. Ah, ha vinto il difensore. Ok. Scusami, Petreius, che cosa dobbiamo dedurre? Che tra un bravo attaccante e un bravo difensore, la meglio ce l'avrà sempre il bravo difensore? No. Dipende da chi si scontra. Va bene. Dipende anche dalla posizione, credo. Se era un'altra posizione, Kasparov vinceva. Quella posizione non ha potuto vincere. Poteva. Del resto, lo stesso Fischer diceva che Petrocev era forte perché riusciva a fiutare con 20 mosse di anticipo una minaccia. Pensa te, e che era? Un'intracinofila. Superposizionalista, chiamato. Ci sono due varianti dedicate a lui. Una è della difesa est indiana e una è della difesa ovest indiana. Va bene. Quindi, insomma, uno stile di gioco che non è fuochi d'artificio, però è impeccabile, nel senso mantiene i piedi per terra. Neanche questo ultimo round è finito batta, ci sono stati fuochi d'artificio, quindi niente. Tra il gran maestro Michuk Alexander e Aronian Levon, che è abbastanza conosciuto, lo conosciamo maggiormente rispetto. Sì, faccio il tipo per Aronian, è almeno comunque troppo. Ma guardi, io ho capito che l'Armenia non ne ha molti, però quei pochi che presenta sono effettivamente dei tipi in gamba. Cioè, adesso stanno a quali punti, ma è Carlos Magnus Carlsen e Aronian. Ah, quindi tutte e due a 5 punti. Dobbiamo presupporre che domani giocheranno loro, si sfideranno. No, dopo domani. Sì, si sfidano loro. Perché dopo domani? Perché la domenica non si gioca. Perché il girone italiano, diciamo, no, devono affrontare tutti. Un doppio girone italiano, vi ho detto. Un doppio round robin, si affronteranno tutti e tra due giorni si riaffronteranno di nuovo. A quel punto si fanno di nuovo. Bene. Che fanno? Abbraccio di coniglio. I conigli più forti del mondo. Se la giocano. Saranno i conigli più forti del mondo. Va bene, io direi di salutare, no? Sì. Mettiamo la sigla. Ok. Wiki.